una manifestazione importantissima, ormai la decima. Bisogna però, a mio parere, l'ho detto nell'altro breve intervento, che bisogna dare una spinta, perché ormai le ragioni le abbiamo documentate, portate, eccetera, eccetera, mancano gli atti concreti. Cioè, qui in Italia il 50% delle persone non hanno mai fatto un controllo dell'udito. Si sta acquisendo la maturità, nonno, ascoltami, perché dopo 10 anni finalmente si sono raggiunti dei numeri interessanti e la sensibilizzazione verso la popolazione italiana sta raggiungendo i livelli che sono necessari. Non è ancora stato fatto nulla, perché il nostro impegno non verrà meno nei prossimi anni, e sempre più grande è la rete di amici, professionisti e istituzioni che ci sostengono in questa missione. L'associazione che presiedo ha 45 anni di storia, la FIADA nazionale. Ci siamo occupati da sempre della prevenzione, della diagnosi precoce e anche degli interventi abilitativi, terapeutici e protesici che sono fondamentali per ogni persona. E quella dell'udito credo che sia, insomma, un problema grosso, eh? Un problema di isolamento, un problema di comunicazione. La prevenzione riesce ad anticipare e a prevenire gli esiti di danni che, se non intercettati nei tempi e nei modi giusti, possono essere irreversibili e veramente di una gravità estrema. Anche io aderisco alla giornata mondiale dell'udito promossa dall'OMS e da Non Ascoltami, Udito Italia Onlus. Proteggi sempre il tuo udito. Uniti per la prevenzione. Uniti nella prevenzione. Uniti per la 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 prevenzione. Tutti uniti per la prevenzione. 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 Uniti per la prevenzione.